deputata Ilenia Lucaselli. A lei la parola. Grazie Presidente. Purtroppo devo ancora una volta intervenire in quest'Aula sollevando ed evidenziando il rammarico e il dispiacere di un'opposizione che cerca di fare del suo meglio perché questo governo possa migliorare. E abbiamo però di fronte un governo che evidentemente non vuole ascoltare, perché la degenerazione delle consuetudini ha finito con l'attribuire al governo il ruolo di metronomo della fase legislativa. E questo purtroppo io credo non sia e non fosse quello che gli scrittori nel 48 del bicameralismo, che poi è stato portato avanti in Italia per tantissimi anni, avevano in mente. Quel bicameralismo serviva proprio per garantire che non ci fosse la preminenza delle decisioni del governo sui due rami del Parlamento. E oggi invece noi veniamo umiliati, e veniamo umiliati tutti, colleghi. Non viene umiliata solo l'opposizione. Vengono umiliati tutti quei colleghi che hanno lavorato e che speravano dal Senato alla Camera di poter contribuire alla crescita di questo Paese. E io lo dico davvero senza ideologia, senza voler necessariamente fare una critica che pure sento fare da tutti nei corridoi. E allora se questo è, e questo noi facciamo, allora dobbiamo poi avere il coraggio anche di dire le cose come stanno. Noi non siamo più in una fase di emergenza, noi siamo in una fase in cui l'economia va ricostruita. E fino a quando non avremo la consapevolezza chiara e certa che nel 2022 non ci sarà la ripresa di cui tutti parlano, perché quel rimbalzo era un rimbalzo economico prevedibile rispetto a quello che abbiamo vissuto nella pandemia, fino a quando non avremo la chiarezza e la consapevolezza di dire la verità agli italiani, e cioè che nel 2022 avremo un'inflazione che salterà alle stelle e che il 4% di inflazione vuol dire che il valore nominale dei risparmi degli italiani varranno il 4% in meno e quindi cesserà il loro potere di acquisto? Fino a quando non avremo la forza, la voglia, il coraggio di dire agli italiani la verità, e cioè che le bollette continueranno a salire, continueranno a crescere? E fino a quando non avremo il coraggio e la forza di dire agli italiani la verità, cioè che non abbiamo più soldi e che quello che mettiamo nelle nostre finanziarie sono risorse a deficit? E allora gli italiani non saranno mai dalla nostra parte. Soprattutto non saranno mai dalla parte di un governo che sceglie di fare una manovra, una legge di bilancio, nelle stanze oscure del Ministero, con un ministro che poi, nonostante chiamato fortemente, voluto dall'opposizione, da Fratelli d'Italia, in commissione, non si sa per quale motivo, in commissione non venga a rendere conto. Su questa legge di bilancio non c'è stato discussione, non c'è stato dibattito, c'è stato un maxi emendamento votato il 24 di dicembre nottetempo e non c'è stata la possibilità da parte di nessuno di immaginare un'Italia diversa, perché la responsabilità che noi abbiamo oggi è questa: noi dobbiamo saper immaginare, dobbiamo saper sognare, restituire agli italiani quel sogno che si chiama futuro. E ancora una volta questo governo glielo toglie. Vedete, io avevo veramente tante aspettative da questa legge di bilancio, perché bisogna conoscere i numeri, bisogna conoscere i bilanci, bisogna sapere dove si vuole portare un paese. E nutrivo realmente forti aspettative sul testo che avremmo letto. Ora, posto che il testo non abbiamo potuto leggerlo, perché è stato compilato, concluso e chiuso di fretta e furia. Ora rimangono però una serie di dubbi, perché vedete, oltre quelle che sono le misure correttamente elencate dalla collega relatrice di maggioranza, io mi chiedo però come sia possibile ancora che ci siano 400.000 euro per i prossimi due anni per le celebrazioni, per alcune celebrazioni, che ci sia un investimento di oltre 1 milione di euro per la ristrutturazione di un'unica palestra in un piccolissimo comune italiano,
Io mi chiedo come mai ci sono ancora soldi dati, regalati a varie fondazioni di non si sa bene quale natura e non si sa bene di che cosa si occupino, perché questo a me dà l'idea della politica più vecchia e becera che noi abbiamo avuto in Italia, che è quella che ha portato l'Italia dov'è oggi. E chi come noi invece fa parte della nuova generazione, di quella che dovrebbe rappresentare le istituzioni nel futuro, dovrebbe avere il coraggio di terminare questa storia che ha portato l'Italia nel baratro dove in questo momento è, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo, perché fino a quando non saremo consapevoli di dove ci troviamo, non potremo superare noi stessi. Fino a quando non si conoscono i propri limiti, non si può sperare di superare quei limiti, di migliorare rispetto a quei limiti. Quindi diciamoci la verità. E la verità è che il ministro Franco, che questo governo, ha fatto una legge di bilancio che è stata cannibalizzata dai partiti di maggioranza per sperare di poter portare a casa una piccolissima bandierina, una piccola vittoria. E però queste piccole vittorie, un tempo, Presidente, lei lo ricorderà sicuramente meglio di me, esisteva la legge Mancia, queste piccole vittorie di territorio in questo momento non servono all'Italia. In questo momento l'Italia ha bisogno di una visione lungimirante di futuro complessiva. Vogliamo sistemare le scuole? Investiamo nelle scuole. Vogliamo sistemare i trasporti? Iniziamo ad avere un unico piano e un'unica visione fra nord e sud e fra entroterra e coste di come poter ristrutturare le nostre infrastrutture. Vogliamo parlare di welfare? Facciamolo, risistemiamo le norme del welfare. Non speriamo e non pretendiamo che la riforma fiscale sia un riordino del welfare, perché non è così, sono due cose diverse. La riforma fiscale deve servire per incentivare l'impegno al lavoro e ancora abbiamo grossissimi problemi sulle aliquote marginali che continuano a impedire la vera crescita dei professionisti, della classe media, che è quella che ha portato avanti l'Italia per tutti questi anni. Allora immaginiamo qualcosa di diverso. Noi abbiamo la capacità, abbiamo la fantasia, manca solo la voglia, manca il coraggio. Perché alle volte, vedete, è più facile dire signor sì, però così facendo noi facciamo un danno ai nostri figli e alle future generazioni. Vede, Presidente, quando io sono entrata in questo Parlamento, e ricordo, e ovviamente non posso dimenticare, la passione, la voglia, gli ideali che c'era negli occhi di ognuno dei miei colleghi, che sentiva su di sé forte la responsabilità del ruolo al quale era stato chiamato, ma che soprattutto sentiva forte la responsabilità e la voglia di cambiare le cose. Ecco, noi abbiamo perso questo, voi avete perso questo, la voglia di cambiare realmente le cose, e allora tutto va bene. Arrivare al 29, al 30 di dicembre per licenziare in questo ramo del Parlamento una legge di bilancio che non è stata discussa in nessuno dei suoi punti, ma semplicemente si è limitata a recepire il diktat che è arrivato dal governo, poi le commissioni. Ecco, questa è la voglia che avete perso, la voglia di dire la verità e di chiedere ad alta voce, con forza, insieme a noi, che tutto questo non accadesse. Noi l'abbiamo fatto dall'inizio, Fratelli d'Italia ha presentato tanti emendamenti, prima in Senato e ovviamente anche alla Camera. Abbiamo parlato di famiglie, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di riforme di IRES, di IRPEF, abbiamo cercato di estendere il nostro sguardo su quelli che sono i problemi reali degli italiani. Ancora una volta non siamo stati ascoltati, ma come spesso accade però, anche se non siamo ascoltati nell'immediato, lo siamo molte volte sul lungo periodo, perché
la verità e la capacità di dire la verità è quella che gli italiani continueranno ad ascoltare. Grazie.